paio di settimane fa ero a Milano e sulla via di casa sono passato a Trezzano sul Naviglio a trovare Videocell in compagnia del mio fido Audio Precision per fare qualche misuretta al Trinov Altitude 32, il processore audio multicanale con correzione dell'acustica ambientale digitale, e il tutto grazie al supporto di Stefano Meraviglia di Videocell, ormai uno dei massimi esperti a livello interplanetario del Trinov. Un test completo del Trinov è quasi impensabile per me, poiché il solo studio della macchina porterebbe via tanto di quel tempo da sconsigliarne anche il solo pensiero di una roba del genere. Con il supporto di Stefano invece è bastato richiedere la configurazione, l'accensione e lo spegnimento dei vari DSP e sono riuscito a fare alcune misure per avere un'idea ben precisa della qualità dei convertitori AD e DA e di cosa succede soprattutto attivando o disattivando l'elaborazione digitale del segnale audio. Ho voluto vederci chiaro dopo alcune voci, evidentemente non supportate dai fatti, sulla presunta bassa qualità della sezione di conversione AD e DA del Trinov e soprattutto sul depauperamento della qualità audio generale quando si attiva l'elaborazione digitale. Da alcune misure preliminari effettuate in tempo reale, il rapporto SN della sezione DA è superiore a 115 decibel. In queste condizioni il tappeto di rumore del tono a meno 60 dB è molto vicino ai meno 150 decibel ed entrando con segnale analogico la doppia conversione fa salire sì il tappeto di rumore ma veramente molto poco, rimanendo comunque in linea con i meno 140 decibel. Anche usando l'ingresso digitale ASEBU, attivando e disattivando l'elaborazione digitale, rapporto SN e distorsioni rimangono praticamente indistinguibili, situazione confermata anche all'ascolto. Maggiori informazioni sul Trinov e sull'argomento le trovate sull'approfondimento appena pubblicato su avimagazine.it.